sentito dire una volta, ci sono pratiche che filano liscio come l'olio e altre che si incagliano. La vostra è una di queste. E allora vengono abbiamo sbagliato forse, non abbiamo fatto qualcosa. Però dopo Natale, in prossimità della liquidazione, ormai siamo arrivati a marzo, stiamo per partorire il topolino. Non uso l'accento siciliano, non perché non sarei troppo credibile, due perché vedere qui un funzionario del nord mi fa, piacere, mi conforta nell'idea che parlare di nord e di sud è abbastanza fuori tempo e fuori luogo. Io credo che non possa esistere una questione di... Il Sud Tirol e l'Alto Adige sono due denominazioni dello stesso posto. Il sud della California rispetto al nord del Messico è un luogo in cui succedono poi, non so se avete visto un film che si chiama The Consul, il procuratore che è ambientato proprio in quella zona. Quando ho letto la, perché l'ha scritto Cormac McCarthy, che è uno straordinario scrittore, anche visionario, anche profetico e apocalittico, quando ho letto quella sceneggiatura ho detto noi ci illudiamo di combattere, di lottare, ma in realtà siamo come i giapponesi nel Pacifico nel dopo il 45, la guerra è finita, l'abbiamo perduta, però resistiamo, forse non dobbiamo rinunciare all'idea di essere appunto dei combattenti. Però tornando a noi, tornando al fatto che parliamo di teatro, io credo che il teatro vada considerato per una duplice natura, una che è condannato, ma condannato in primo, secondo, terzo grado, come Berlusconi, diciamo, senza appello all'anacronismo, come sistema, il sistema che conosciamo noi, è totalmente anacronistico. Dall'altra parte però invece il teatro è dannato alla contemporaneità come linguaggio, come forma di espressione, non potrà mai passare di moda, ma nella sua forma di sistema, di relazione, quello che ha a che fare con la produzione, è totalmente fuori dal mondo. È qualcosa che costa troppo, produce poco e a cui bisogna fare riferimento come in fondo una specie rara da proteggere, lo stesso che può accadere col cinema. Il cinema nella sua essenza di immagine e di movimento resta sempre, ma il cinema come è stato conosciuto nel Novecento, come un luogo dove si pace, si riunisce, che crea un movimento e crea un'influenza, e quello è finito, come in realtà sarebbe finito anche il mio tempo. Però ribadendo che mi sembra inutile parlare di questione meridionale, questione di contrapposizione tra nord e sud, qua dobbiamo guardarci su una dimensione che è assolutamente globale, in cui se vogliamo avere un'ipotesi di prosecuzione, io ormai ho quasi, cioè, sopravvivo ancora qualche mese, 55 anni, quindi con però quasi 40 anni di lavoro, perché abbiamo cominciato molto piccoli, e quindi credo che da un punto di vista di usura, di ore di volo, di punta chilometri, sono più una generazione ancora che mi precedeva. Però dobbiamo provare a, prima sentivo parlare di provocazione, la provocazione è capire che non possiamo aspettare che passa la crisi, cioè la crisi non è una cosa che poi passa, si tratta di una mutazione geosociale, cioè non, niente sarà più come prima, sarebbe come se gli austriaci dicevano che finisce la prima guerra mondiale e poi ricomincia, è cambiato, allora dobbiamo fare fronte. Chi ha la capacità di indicare una strada, chi ha la capacità di sentirlo, e poi penso che soprattutto sia compito dei giovani, giovani in senso anagrafico, ma anche giovani in senso di neuroni ancora attivi. E poi volevo chiudere con, ricordando una frase memorabile che il professor Bellavista rivolgeva al dottor Cazzaniga, era un film degli anni 80, il dottor Cazzaniga era un nordico, faceva Renato Scarpa, che lavorava all'Alfa Sud e che però si lamentava del fatto di avere una moglie tedesca, e Bellavista rispondeva si è sempre meridionale di qualcuno. Allora dobbiamo cercare il sud, perché credo che dal sud poi vengono le idee, vengono
i veri stimoli dell'animale. Poi certo possiamo parlare delle regole, tutto l'anima. Se parliamo di teatro parliamo di qualcosa che non ha bisogno e non si può adattare alle regole. Poi se dobbiamo cercare invece di mantenere un sistema va benissimo, però è un sistema, come ho detto, condannato in tutti i gradi di giudizio all'anarchismo. Franco D'Ippolito, l'ultimo intervento sulla questione meridionale. Perché sì, dopo quello che ha detto Angelo non se ne parlerà più, almeno le buone pratiche. Assolutamente sì, direi che è l'ultimo intervento sulla questione meridionale e d'ora in poi parliamo di questione del sistema. E volevo soltanto non chiudere questo tavolo perché mi auguro che i temi vadano, ma consentitemi di ringraziare Andrea Poli che ci ha messo la faccia qui in una situazione davvero difficile, insomma non lo dico, non lo dico. Allora, mentre si scambiano i tavoli e arriva l'ultimo tavolo, chiederei a Gigi di dirci una cosa rapidissimamente. Intanto voi altri andate via e gli altri arrivano. Mi sentite? Sì. E allora ci giunge notizia che, a parte essere azzerati i capitoli di spesa per il teatro, Andrea qui ci ha messo la faccia ma non ci ha detto se sì o no e non ce lo dirà. È stato pure dimezzato. Il teatro non è stato azzerato, questo lo posso confermare. Beh, probabilmente chiuderanno le Orestie di Gigi Bellina, perché Claudio Rolloa mi ha avvisato che è stato dimezzato il suo funzionario. Grazie. Va bene, non è una bella notizia. Andiamo avanti. Un ultimo tavolo della giornata, poi abbiamo raccolto alcuni interventi che troveranno spazio subito dopo. Mima, è il tuo momento. Parliamo di spazi, che è un tema al quale le buone pratiche sono sempre state molto, molto sensibili, con dei vecchi amici che ritornano. Ok, allora mi scuso soprattutto con gli amici al tavolo perché in ritardo con tutti voi. Fabio Biondi che cercava di imboscarsi, ha cercato di nascondersi durante tutta la giornata perché ha cercato anche di non parlare. Invece qui siete e allora il tema interno e i suoi spazi, anche nella schedatura delle buone pratiche, per tutta parola, nell'attribuire dei temi alle buone pratiche abbiamo visto che forse il più diffuso, cioè il tema su cui più si sono esercitate anche delle esperienze interessanti era proprio quello della gestione degli spazi, del rapporto col pubblico, della ricerca di nuove forme, di forme più in grado di rispondere ai tempi nella gestione degli spazi, nel rapporto tra produzione e spazi. Quindi le esperienze che sono qui a questo tavolo oggi sono molto diverse tra loro e andando in ordine alfabetico le introduco intanto velocemente. Ciascuna è Fabio Biondi, che conoscete tutti, è stato anche tra i protagonisti delle prime edizioni di Buone Pratiche con la sua esperienza nell'Arboreto, le residenze creative. Non so se ci vuoi parlare delle residenze creative come storia o come futuro, o come si è anche molto discusso non in termini di contrapposizione ma di compresenza di residenze creative, nel senso di dedicate prioritariamente esclusivamente alla ospitalità, all'accoglienza di forme di produzione, e invece residenze che si sono applicate anche alla gestione delle sale. Adesso però non è questa contrapposizione che ci interessa ora, ma dici tu. Subito. B. Allora, ormai siamo pochi e siamo stanchi, e forse non è questo il momento di parlare, di capire che cos'è la residenza. Voglio fare un altro tentativo di riflessione. Sono 20 anni ormai che in Italia si parla di residenza.
sono nate molte esperienze inizialmente isolate nella provincia italiana, questo è un dato per me fondamentale, come la provincia italiana sia stata capace di inventarsi e immaginarsi nuovi modelli di cultura del teatro. Poi esperienze quindi che hanno avuto una matrice anche di solitudine, e questo è veramente importante, poi esperienze che sono state consolidate in alcuni sistemi regionali, lo sappiamo, la Puglia, la Toscana, la Lombardia e quant'altro. Io non so se le esperienze possono essere chiamate buone pratiche, so solamente che non sono convinto che il teatro italiano ami quelle esperienze, esperienze creative, artistiche e quant'altro, non è interessante. Da una parte da un ministero che ha solamente accettato, oggi tra l'altro come se ne parla di ministero, pazzesco, incredibile. In 9 anni il ministero ha solamente accolto il chiuso dalle esperienze, ma non ne ha definito nulla. Ha rimandato solamente a un patto Stato-Regione, con quello che c'è detto c'era Patrizia, di regioni svuotate dei loro poteri. Questa è una condizione molto interessante. Incapace di esercitarli. Come? Anche incapace di esercitarli. Alcune regioni sì. Io ho dubbio che il ministero stia pensando alle residenze ancora in un limbo, né in inferno né in paradiso, ma in un purgatorio assurdo, insignificante. Perché lo sta considerando solo come un nuovo problema da risolvere, non poteva farne meno, non poteva non registrare la potenzialità, la bellezza delle residenze come un meccanismo innovativo per lavorare sul territorio, nelle comunità, su tutto quello che in parte qui è stato detto. Ma il mio dubbio è che il teatro italiano stia vivendo come una vecchia risposta ai mali del teatro italiano. Ci sono delle sincerità molto profonde sulle esperienze, dei progetti molto profondi, molto interessanti, che hanno, dico con molta cautela, un potere rivoluzionario. Voi pensate al senso di che cosa possono fare le esperienze nelle comunità, quali nuovi strumenti possono suggerire nei processi creativi. Cioè le esperienze stanno intercettando la novità del teatro italiano, la voglia di novità del teatro italiano. Ripeto, ci sono delle esperienze positive, buone pratiche, ma ci sono anche tante cattive pratiche sulle residenze. Qualcuno sta solamente utilizzando molto male persone del problema, spazi prove, produzioni di gruppi giovani sottopagate, ma non è questo il problema. Io ho questo dubbio oggi, che se il ministero non è riuscito, per motivi di ragione e quant'altro, a dare un ruolo più incisivo, più forte nei nuovi DM, è perché da molte parti non viene fuori questa volontà. Poi si può discutere di che cosa sono le residenze, ma per oggi forse sono troppe tardi di avere questi problemi. Sicuramente il mio timore è questo. Non voglio parlare di catastrofi, non voglio citare i colpevoli, ma non siamo ancora stati in grado tutti insieme, forse questa è una proposta che affido di buone pratiche, di far veramente venire di far emergere perché le residenze sono diventate importanti oggi in Italia. Non è un caso. È chiaro che ci sono esperienze che hanno più a che fare con delle stabilità leggere, hanno a che fare con spazi propri, hanno a che fare con tante cose che sappiamo. E quindi manca un pensiero poetico, artistico attorno alle residenze che è fondamentale. Le residenze sono anche una risposta di metodo, di organizzazione, ma devono essere incentrate sul progetto poetico, sul sogno, sull'utopia e sulla capacità di erogare anche quelle esperienze molto pratiche, domande pratiche come territorio, pubblici, processo e non solo la produzione. Però incontro della resistenza fortissima e non credo che sia una domanda sia che banale questa. Resistenza è molto forte e il ministero ce l'ha detto, le ha incluse, le ha accettate, ma non ha dato risposte. Forse il ministero pensa che la risposta deve essere solo centrale, statale, ce lo dica. Si affida completamente alle regioni sapendo le diversità delle regioni, ce lo dica, ma non viene fuori. Io so benissimo,
so benissimo che se le residenze, uso la parola di Settimio, vengono lasciate in un nuovo far west, tra avanguardie e retroguardie, tra casi isolati e non isolati, tra esperienze positive e esperienze non positive, rischiamo di, come dire, perdere in partenza una scommessa che è fondamentale, non perché la facciamo noi, non è questo il problema, è perché la residenza di per sé è capace di intercettare veramente molte domande che vi sono preposte, il rapporto con gli spazi, con i luoghi. Parliamo di luoghi, la continuità dei luoghi, la memoria dei luoghi, i luoghi come continuità di processi creativi sono fondamentali, non sono solo residenze, ma il rapporto opere e luoghi è una domanda fondamentale. Le residenze hanno questa possibilità di sviluppare un pensiero positivo. Non sono convinto che questo sia oggi condiviso dalla maggioranza del teatro italiano, che sia ancora per lo più una spinta dal basso, a parte quelle 4-5 regioni virtuose, e metterà anche la nostra, anche la Emilia-Romagna. Però vengono lasciate veramente a uno spontaneismo, alla capacità di qualcuno di costruire a forza, a fatica, col sangue, dei processi innovativi, ma non c'è una corrispondenza reale da parte delle istituzioni, a parte quelle 4-5, e ripeto, del teatro italiano. L'esperienza dell'occupazione del teatro di quartieri che si è evoluta in termini molto positivi, credo, e che c'era già da Genova 3 anni fa. Perfetto, grazie. Buonasera a tutti. Sono Rita Conti dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri. Per chi non ci conoscesse ancora, dal 2009 gestiamo un teatro che siamo con fatica, ma anche con grande entusiasmo, riusciti a restituire alla cittadinanza dopo oltre 30 anni di chiusura. Il teatro si trova in provincia di Reggio Emilia, è una terra di teatri, ma si presenta con una peculiarità, ovvero manca il palcoscenico. Era stato demolito precedentemente durante i lavori di restauro negli anni 80. Questo, diciamo, che ci consente di utilizzare la struttura come uno spazio sperimentale d'avanguardia, che consente di ripensare la relazione tra la scena e il pubblico e di dare quindi anche maggiore libertà espressiva agli artisti che vengono di volta in volta ad esibirsi. Ora, noi eravamo stati a raccontare la nostra storia nel 2012 per buone pratiche, adesso vi racconterò brevemente cosa abbiamo combinato in questi 2 anni. Prima di tutto siamo giunti alla nostra 5ª stagione teatrale e dal prossimo 22 aprile inizieremo la 6ª, per noi è un grande traguardo. Si tratta di stagioni teatrali solo estive che vanno dal periodo da maggio a ottobre, questo perché strutturalmente a Gualtieri manca anche il riscaldamento. Ma noi che, diciamo, amiamo così tanto il teatro, non ci diamo per vinti, anche nei mesi invernali, pur di stare vicini al teatro, dentro al teatro ci sono inventati questa iniziativa, si chiama Cantiere Aperto Teatro Nale. Partendo dalla metafora del teatro nave che viene condotto nel cantiere navale per operazioni di manutenzione, di dare vigore e forza alle future navigazioni, così anche noi abbiamo intrapreso un'opera di riparazione del teatro e di alcune parti del teatro. Ma l'assoluta novità è che per fare questo abbiamo proposto al nostro pubblico di venire a farlo con noi e hanno accettato. Quindi le immagini che vedete scorrere qui dietro raccontano esattamente questo. E diciamo che dal 2011, grazie al lavoro di numerosi volontari provenienti da tutta la provincia di Reggio Emilia, anche oltre, siamo riusciti a restaurare la platea storica del teatro, proprio quella originale, centimetro per centimetro. Grazie. Attraverso questi lavori appunto di restauro siamo anche riusciti a fare un piccolo passo in più, però a ottenere la possibilità di configurare la platea in 3 modalità differenti che consentono e danno un'ulteriore flessibilità a questo spazio. Quindi vediamo un attimo le fasi. Prima abbiamo sfiorato tutte le assi, poi sono partiti gli scavi, abbiamo sfiorato 120 metri cubi di terra e di aree detriti a mano. Poi abbiamo scoperto le pavimentazioni del teatro settecentesco che vedete qui. Poi abbiamo scoperto anche un amaro problema, la falda acquifera a 1 metro di svelto, insomma, sotto 1 metro.
di profondità, lo abbiamo risolto mettendo una pompa, insomma siamo andati avanti. Poi è stata la fase della calibratura delle assi a Bologna e insomma tutto era pronto per fiorire e sbocciare in maggio 2012 con l'inizio della nostra stagione, ma come tutti voi ben sapete maggio 2012 ha segnato il terremoto in Emilia e noi ci siamo spaventati moltissimo perché temevamo che tutto quello che era stato fatto, quello che avevamo fatto qui dal 2009 a questa parte sarebbe andato distrutto. Il terremoto ci ha costretto a una pausa forzata di 4 mesi durante il quale ancora non ci siamo dati per vinti, cioè siamo sfollati in piazza Bentivoglio, che è la piazza antistante del palazzo che contiene il teatro, e abbiamo insomma comunque proposto una rassegna al nostro pubblico in forma ridotta, all'aperto. Fortunatamente in ottobre 2012 il teatro è stato ridichiarato agibile e con grande gioia siamo tornati dentro, i lavori sono ripartiti e hanno condotto alla conclusione dei lavori di restauro della platea. Quindi dopo sono proseguiti i lavori, quindi abbiamo ricostruito il sito, la parte mobile della platea, abbiamo rivelato le assi, steso l'olio, rifinito le bottole, abbiamo riverniciato i legni, abbiamo riaperto in un giorno estremamente significativo, il 1° maggio, la festa dei lavoratori, 1° maggio 2013, quindi un anno dopo. Insomma, un po' di numeri, 50 serate di lavoro, 120 metri cubi di terra, il tetto scavati a mano, 120 metri quadrati di assito storico restaurati centimetro per centimetro e oltre a questo numerose bottiglie di Lambrusco e torte assaggiate e stappate in gran quantità, nessun incidente. Una nota sui costi, è un intervento che è costato pochissimo perché si riferisce solo ai costi dei materiali, essendo la manodopera gratuita, quindi abbiamo restaurato tutta quella meraviglia con soli 10.000 euro, con una stima quindi 15 volte superiore. Quindi, dentro anche i soldi del Lambrusco? Quasi tutti. Esatto. Nel 2013 è stato fatto anche un breve documentario ad opera di Alessandro Bombini che si è aggiudicato il secondo premio del concorso Short on World promosso dalla Fondazione Marco Biagi di Modena, dedicato proprio al tema del lavoro come bene comune, anzi del lavoro bene comune. Le attività di cantiere aperto non si fermano, continuano anche quest'anno. Ci stiamo dedicando in particolare a due zone, ovvero vorremmo costruire un nuovo laboratorio officina per il teatro di Gualtieri, che attualmente non c'è, e stiamo procedendo con dei lavori di adeguamento messa in sicurezza della zona del pubblico. Dietro cantiere aperto sta una visione progettuale di medio e lungo periodo, quasi finito, che segue due direttrici. La prima è quella di riportare il teatro alla sua piena funzionalità, nel senso che noi ad oggi lo utilizziamo con forti limiti, quindi aggiungere riscaldamento, dare un'agibilità ai parchetti, costruire una scala di sicurezza che possa connettere agevolmente dal piano terra fino al sottotetto e molto altro, una gradonata per il pubblico, ampliare la capienza. La seconda direttrice invece è quella che insegue un altro sogno, ovvero poter trasformare Gualtieri in un centro di produzione teatrale. Abbiamo già individuato alcuni locali dell'altro lo scopo, si trovano nell'ala nord di Palazzo Bentivoglio, erano originariamente appartamenti, quindi cosa volete, non possono che trasformarsi in residenza per artisti. E poi nel sottotetto c'è un locale veramente molto molto suggestivo che non aspetta altro che diventare la nuova sala prove. Quindi detto questo io non posso che invitarvi a venirci a trovare e vi ringrazio per l'attenzione. Teatro antico totalmente recuperato, dall'altro un teatro che comunque nuovo non è, ma riparte da zero, o quasi. Io credo di rappresentare, il mio è penultimo intervento, non so cosa dire, una delle strutture più antiche sicuramente che hanno parlato, Accademia dei Filodrammatici di Milano, fondata nel 1798, e anche sul piano personale, come si vede, io oggi non faccio parte di quella generazione di giovani, anche se vi assicuro non è retorica,
Questo progetto del teatro filodrammatici mi ha veramente molto molto ringiovanito, cioè, è stato talmente stimolante decidere in un piccolo gruppo di persone, il comitato direttivo dell'Accademia, i direttori artistici Tommaso Nadio e Bruno Formasari, a cui si sono uniti, non so, i dettagli un po' scolastici di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo ci sono nei documenti che avevo mandato prima, che ho chiamato manuale per le giovani una notte che vogliono aprire un teatro, quindi se uno ha voglia di seguire un po' quel percorso lì, si ritrovi. Quello che abbiamo appunto cercato di fare è rivitalizzare un teatro in pieno centro Milano, un teatro per chi lo conosce che ha una struttura architettonica straordinaria, Spazio d'Italia ci ha appena fatto una serata, bellissimo, ovviamente con dei limiti architettonici molto forti rispetto al tipo di teatro che si fa ora, è una struttura assolutamente borghese, del teatro della buona borghesia, è stato inaugurato nel 70, non ha quindi quelle caratteristiche che la nostra direzione artistica, il nostro gruppo di lavoro ha scelto di metterci lì dentro, cioè una grande attenzione, devo dire praticamente esclusiva, a testi che siano produzioni, ospitalità, progetti eccetera, di drammaturgia contemporanea, che forse, non ci vogliamo dirlo, verrebbero in alcuni casi anche più valorizzati da un impianto con una platea bassa, senza palcoscenico, una gradinata eccetera. Il progetto lo abbiamo chiamato Tradizione Tradimenti e questo è spendibile, diciamo, questa piccola frase in tanti sensi. C'è la tradizione dell'ente Accademia, che come forse i milanesi sanno ha una scuola di teatro, se non la più antica, tra le più antiche, se tu che hai fatto un... tra le più antiche d'Europa, se non la più antica, e dalla quale anche ormai molti anni, una quindicina di anni fa, sono usciti gli attuali direttori artistici, e i tradimenti sono appunto un'attenzione all'oggi, un uso, permettetemi, non è la parola più giusta, ma me ne viene un'altra, il proprio appunto dello spazio. Un gruppo di lavoro che lavora con me, appunto, l'unica con i capelli bianchi e molto molto giovane, tutti fra l'altro provenienti dal corso operatorio, non so che non parlo il nome preciso, di qui della scuola della Paolo Grassi. Quindi un progetto nel quale abbiamo cercato di mixare la nostra storia e il contemporaneo in scena come pensiero. Questo ci ha, per il primo anno ci sembrava di essere nel cestello di una lavoratrice, noi abbiamo cominciato la stagione 2011-2012, abbiamo iniziato grazie a un sostegno di Fondazione Cariplo, perché come più o meno...